Siamo con il presidente della Lega TB, dottor Andrea Abodi. La Lega TB che nella prima giornata ha registrato oltre 112.000 spettatori, che riscuote sempre maggiore riscontro in termini di apprezzamento del campionato. La Lega TB che pochi giorni fa era all'Expo a parlare di etica e sport, e le sue parole illuminanti sono state quelle: mai come oggi i nostri giovani hanno bisogno di esempi positivi. L'etica nello sport è importante, ce lo spiegherà, ma oggi, perché la Lega TB è sempre attenta a tutto ciò che ruota intorno al suo campionato, è presente in un consesso molto importante, l'Unione Nazionale della FISC, che sarebbe la Federazione Italiana Sostenitori Squadre di Calcio. Ecco, sempre attento il dottor Abodi, questa è la ricetta per poter riuscire a dare credibilità al calcio? Beh, non è una ricetta esclusiva, però è indispensabile, c'è bisogno di tanti fattori, però credo che uno degli elementi principali sia proprio la capacità di ascolto e anche di risposta alla tifoseria organizzata, per cercare di corrispondere sempre di più alle esigenze, raccogliere le preoccupazioni, insomma fare un lavoro comune, perché questo, se è vero come è vero che è l'amore comune, deve essere comunque gestito con una collaborazione nel rispetto dei ruoli. Dopodiché, e questo lo stiamo facendo da qualche anno, insieme a questo rapporto con il mondo della tifoseria, ci sono tanti altri ingredienti che devono essere comunque messi insieme, perché servono tante cose, ne siamo consapevoli, ma abbiamo anche voglia di risolvere i problemi, e l'etica, che è stata giustamente richiamata, è un elemento fondamentale, perché l'etica, che non è soltanto convegnistica, non è soltanto dichiarazioni di intenti, ma deve essere pratica e testimonianza viva e attiva, è il presupposto perché un sistema sia credibile, e questo per noi è fondamentale e ne abbiamo bisogno. Lei poi parla dei semi dell'etica, e i semi dell'etica si rappresentano con gli esempi positivi, ed è questo fondamentale. Poi diciamo, allora, oggi c'è una grande discussione sui limiti delle leghe che hanno riferiti alla collaborazione che hanno con diciamo, i network internazionali. Invece lei l'ha spiegato in una maniera diversa, esiste una reciproca indipendenza. Ci spieghi il rapporto che esiste tra le leghe e soprattutto chi acquista i diritti in esclusiva di televisivi? Bah, stiamo anche lì dalla stessa parte. Per me un partner come Sky, per noi, non è soltanto un elemento di contribuzione finanziaria, ma è l'elemento di raccordo con i nostri tifosi. Per me le televisioni sono degli intermediari della passione, e quindi la trasmettono in un senso e nell'altro, fanno in modo che chi non viene allo stadio possa vedere lo spettacolo sportivo, ma di fatto, se riescono ad acquisire i diritti, è perché sono consapevoli che ci sono milioni di appassionati che anche attraverso la televisione vogliono fruire dello spettacolo sportivo. Quindi ho vissuto sempre il rapporto con la televisione in generale, e adesso con Sky, che è il nostro compagno di viaggio per i prossimi 3 anni, in modo assolutamente collaborativo, rispettoso dei ruoli, e sono convinto anzi che debba aumentare ulteriormente il senso della collaborazione. Il tifoso non deve pensare che l'emittente sia un ostacolo, è un'opportunità. L'importante, come ho detto prima, è che ci sia rispetto dei ruoli, e soprattutto non si cada nel tranello di pensare che la televisione sia concorrente dello stadio, sia concorrente comunque del tifoso, quello che ha una concezione del calcio anche un po' tradizionale. Anzi, è uno strumento che, se gestito in modo sano, promuove, migliora e contribuisce ad affermare la qualità di una competizione. Anche perché lei ha aggiunto un ulteriore motivo di riflessione, che è quello che dice: non esiste interesse della TV se non c'è interesse negli spettatori, quindi se non c'è lo spettacolo. Ci chiedono per primi loro di contribuire insieme a riempire gli stadi facendo la promozione. Non c'è nessuno spettacolo televisivo di qualità che possa crescere, migliorarsi ed affermarsi senza pubblico. Quindi quei vuoti che spesso vediamo nei nostri stadi, che non sono solo troppo vecchi, ma in alcuni casi sono anche troppo grandi e troppo scomodi, sono un elemento che va a detrimento dello spettacolo televisivo. Quindi anche questo deve far capire che la televisione non è nemica dello stadio. Molti tifosi hanno sempre paura che le loro società falliscono. Oltre alle norme che sono vigenti, cosa può fare la Lega per impedire che accadano
certe situazioni spiacevoli sia per la città e sia per i tifosi che sono i primi a soffrire e che le società siano in mano a degli avventurieri? Beh, quello che stiamo facendo e che faremo sempre con maggiore intensità e speriamo anche efficacia, ci siamo dati delle norme più restrittive e più puntuali e anche che analizzano in profondità lo stato di salute delle società, quindi da adesso in poi ormai anche sulla base dell'esperienza in altra lega del Parma è evidente che chi non ha le caratteristiche giuste, sane dal punto di vista del bilancio non si iscrive. Questo può determinare inevitabilmente il dolore di una comunità sportiva, ma credo che sia meglio far pagare questo prezzo, o comunque pagare come sistema questo prezzo, piuttosto che inquinare la competizione con soggetti che finanziariamente non sono solidi, e questo riguarda i conti. Poi c'è tutta la parte che riguarda la qualità delle persone. Ci siamo dati delle norme come federazione, quindi anche come Lega, che selezionino le persone quando entrano nel sistema calcio, chi non ha onorabilità, chi ha subito condanne su determinate tipologie di reati e chi non dimostra di avere consistenza patrimoniale non può acquistare quote superiori al 10% dei nostri club. Ultima domanda, lei che parla sempre di noi, delle 22 società, che rappresenta 22 società che collaborano fra di loro, lei che parla di prospettive importanti, alla vigilia della settima giornata qual è lo stato del campionato? Beh, è un campionato che evidentemente, come è normale che sia, non è che abbia espresso già delle sentenze. Ci sono degli orientamenti delle prime sette giornate che però confermano l'equilibrio, confermano l'incertezza, confermano indubbiamente una discreta qualità tecnica. Ci sono tanti giovani che stanno nuovamente, ancora una volta, emergendo, e questo è un altro fattore distintivo e positivo, e per fortuna sono non soltanto giovani che raggiungono quote rilevanti, perché ne abbiamo circa il 37-38% under 21, ma italiani o di scuola italiana oltre il 72%, e anche questo è un fattore che caratterizza un po' il nostro campionato. E sarà una volata fino in fondo, intanto con questo nostro modello ormai consolidato della pausa invernale. Giocheremo fino al 27 di dicembre, poi ci fermeremo per una ventina di giorni scarsa e poi un fino in fondo. Se pensate che l'ultima giornata della scorsa stagione tutte 11 le partite hanno determinato qualcosa nella classifica, questo vuol dire che la combinazione dell'impegno, della selezione dei calciatori, dei progetti sportivi e della formula poi determinano la qualità del contesto, sperando che non ci siano altri farabutti, altri delinquenti a sporcarci non soltanto l'immagine ma anche un po' sporcarci nella reputazione, perché è evidente che noi non ci nascondiamo e quindi ci prendiamo le nostre responsabilità, però con quel giuramento del quale siete stati partecipi anche voi nelle prime due giornate di campionato in tutti gli impianti, noi rinnoviamo ogni volta il senso proprio dell'impegno a rispettare il calcio, la maglia, la storia, la città nella quale lavoriamo e per la quale giochiamo. E poi se qualcuno va fuori dalle righe, l'importante è che il sistema abbia gli anticorpi, gli strumenti per individuarlo e gli anticorpi per non farsi contaminare troppo. Ringraziamo il Presidente della Lega B, dottor Andrea Bori. Grazie a voi e buon proseguimento. Per l'Agenzia Stampa Italia siamo con un importante direttore generale della Serie B che rappresenta una squadra gloriosa, il Perugia Calcio, con il dottor Mauro Lucarini. Bellissima manifestazione oggi a livello nazionale, e Perugia ha ospitato un convegno sulla FISC, che è la Federazione Italiana Squadre Sostenitori delle Squadre di Calcio, che da 40 anni si collega con le società. Il Perugia è sempre stato attento al sociale e ha sempre ascoltato i tifosi. Ecco, dalla viva voce di un importante direttore generale qual è il dottor Mauro Lucarini, l'importanza di questa manifestazione e l'importanza che il Perugia Calcio sia presente a queste manifestazioni. L'importanza è tanta, perché sinceramente oggi abbiamo ancora capito che esistono delle piccole problematiche tra i tifosi, però è tutto positivo, perché come ha detto anche il Presidente stiamo in queste tavole proprio per cercare delle situazioni importanti e soprattutto delle soluzioni. Perugia fa piacere partecipare perché vuole ascoltare, vuole capire, vuole cercare di migliorarsi. Noi in questi anni abbiamo sempre cercato di avere un dialogo importante con i tifosi.
vorremmo che questo dialogo vada avanti. È molto bravo il Presidente a tenere tutte le file societarie e anche esterne, su questo vogliamo lavorare e sicuramente riporterò anche considerazioni che sono state fatte, perché in questa giornata tante cose magari ci sfuggono, no? Dei particolari vengono meno, però ecco, benvengono queste situazioni perché ci insegnano qualcosa di importante. Ho sentito un suo intervento, un importante accoglimento delle istanze dei tifosi. Portateci le soluzioni ai problemi, noi vi ascolteremo. Sì, diciamo la nostra forza deve essere questa, di ascoltare, ma soprattutto ecco, il problema deve avere comunque una tentata soluzione, perché da lì possiamo partire, avere dei punti, avere qualcosa che, come dicevo prima, a noi ci può sfuggire. Quindi il problema deve essere ben visto, però ecco, sempre con qualche soluzione, perché tutti insieme la possiamo risolvere. Ringrazio il direttore generale, dottor Mauro Lucarini, del Perugia Calcio, e ringrazio per questa intervista. Grazie, grazie a voi. Oggi Perugia è stata luogo di una grande manifestazione della FISC. Spieghiamo cos'è la FISC: è la Federazione Italiana Sostenitori Squadre di Calcio, che da 40 anni coordina tutti i tifosi d'Italia. Ci spieghi l'importanza di questo convegno? Sì, si tratta della tifoseria organizzata, i vari centri di coordinamento, i vari club della Serie A, sia della Serie B, sia della Lega Pro. Oggi avevamo una riunione di due giorni, il Consiglio Direttivo ieri e l'Assemblea oggi a Perugia. È stata un'occasione molto importante perché abbiamo avuto come ospite il Presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, col quale abbiamo parlato dei problemi del mondo del calcio e soprattutto nell'ottica di quelli che sono i problemi dei tifosi. Quindi tanti rappresentanti provenienti da tutta Italia si sono riuniti qua per affrontare queste tematiche e per avere con uno dei maggiori rappresentanti del mondo del calcio un confronto che è rivelato molto fruttuoso. Grazie. Grazie a voi. Bene, benissimo. Questo approfitto anche per ringraziare il coordinamento del Perugia che ha organizzato molto bene questa manifestazione. Siamo con il dottor Giuseppe Munafò, vicepresidente della FISC, ma anche presidente per quanto attiene dei Milan Club. Oggi è stato un bellissimo convegno, un convegno a cui hanno partecipato tantissimi tifosi coordinati da voi, ma anche la gradita presenza del presidente della Lega B, dottor Abodi. Ecco, quali sono le possibilità di dialogo fra i tifosi e le leghe? Ma io eviterei di chiamare di possibilità di dialogo, perché il dialogo è un presupposto, il dialogo deve esistere e nel dialogo bisogna credere. Quindi la presenza oggi del Presidente ci ha dato la possibilità di operare un confronto leale e trasparente, al quale noi abbiamo esportato quelle che sono le nostre conoscenze, essendo soggetti che vivono quotidianamente l'esperienza dei campi di calcio e le esigenze della tifoseria. Quindi questi sono momenti di incontro all'interno dei quali possiamo avere oltre che un dibattito tra i vari esponenti, ma che comunque le problematiche sono per tutti uguali, e andare a esportare sul tavolo di coloro che poi andranno a prendere le decisioni quelle che sono le soluzioni. Il Presidente Abodi oggi parlava di progetti e di progettualità, è questo quello in cui noi crediamo, sdoganarci un po' da quel credo storico che ci porta continuamente a fare degli errori e pensare che con l'evoluzione del pensiero e che con l'intelligenza si possano trovare delle soluzioni condivise. Le soluzioni condivise e la partecipazione anche ad essere ascoltati delle vostre idee, perché il Presidente Abodi ha aperto e anche il Direttore Generale del Perugia Calcio: portateci delle idee e noi ne prenderemo visione. Assolutamente sì, quello che è emerso oggi è non portateci problemi, ma portateci problemi e le soluzioni ai problemi, quindi significa guardare al futuro e non essere ancorati, come si diceva prima, soltanto ed esclusivamente al concetto un problema esiste, un problema è vostro. Il problema è di tutti.